ciao, 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 piacere. Madonna, che banda! Filin, esatto, o filine. È una poesia di Goethe, di Wilhelm Meisters Leyare. C'è un carattere che si chiama Filin, lei è attrice, gioca con la gente, un po' anche così, no? Che con gli uomini, sì, un po' così. Sì. La giornata solamente distrae, le vere cose del cuore sono nella notte. C'è Cannubi, okay. Là, dopo questa schiena, c'è la morra lassù. E Monforte in questa direzione. Siamo nella stessa vigna di ieri dove c'era anche Tom. Barolo, prevalentemente c'è Nebbiolo da Barolo nella vigna, piantato in 84, innestato sul campo, con taglio inglese, tutte cose che sono... Cos'è abbastanza taglio inglese? Infatti che è semplicemente diagonale, così, un flusso, un calo molto migliore. È molto raro, quasi non esiste più. E ha innestato sul campo il signore Luciano, che avete anche già conosciuto. 2 hectares parcel that went into rental, and I said, Tom, let's try to split it so everybody can start. A Kiwi and a German coming to 80-year-old tough Piemontese guys, yeah. And you as a woman on top of yeah, it all. Of course. And he stopped me before harvest of the Nebbiolo and was like, listen, Filin, I have to talk to you right now. And I was like, already, okay. But now there will come something a little bit not that good. And he was, I don't know, but I'm right now 50 years here cultivating the vines. And I don't know, but you have the most beautiful vines in the whole valley, most beautiful grapes in the whole valley. And I'm sure you have been less in the vineyard than I was. So 82 years old, he grew up in a completely different generation, completely different, where women were treated differently. Yeah. Foreigners were treated differently. Adaptation is always a little bit, there is adaptation, there has to be, and there's always coming something that I put newly into fine-tuning. Yeah. Mm-hmm. Right now being a little bit more humble and working on reflections, on fine-tunings, but not to say, well, what they've done here is for hundreds of fuck it, you know? That's not my way and I'm not a person like that. L'elemento uomo che nell'insieme crea qualcosa di sublime, di proprio sentirsi in responsabilità, di capire che tu produci qualcosa che un altro essere umano integra nel suo corpo, sviluppa il suo corpo e anche la sua mente di questa cosa, del suo spirito, no? E quindi questo, cioè io cerco di fare un vino per l'essere umano. Wine is not about memorizing pages from a book. Pure quelli che fanno i corsi del vino, l'approccio è uguale, come all'Università d'Italia, si studia ma tutta teoria e niente pratica. Questa è la pratica. Perché sennò se la rompe con gli occhi. Oh, ciao Filin. Ciao. Oh, ciao. Ciao. Ti abbracciamo anche con Tommy. Cosa vuoi fare da grande? L'enologa, no? Quindi era per me quella la strada, perché sentivo parlare tanto di questa scuola enologica, no? Ad Alba, che aveva frequentato mio padre e anche mio nonno. Sicuramente non c'è più la dialettica che c'era stata negli anni 90, anche perché insomma c'erano certi tradizionalisti come Bartolo, no? Come anche poi più avanti mio padre con Cappellano, che avevano avuto proprio l'esigenza di dire da loro, perché c'erano in una certa forma un po' di aggressività, secondo me, no? Dal punto di vista di questi nuovi produttori, no? È stato un po' triste, un po' sbagliato il fatto che ci sia stato un po' un tentativo di screditare, no? Il Barolo tradizionalista, no? Con questi modi un po' generalizzanti, i tradizionalisti fanno Baroli che puzzano, le hanno le botti sporche, no? Queste cose qua pesavano parecchio, no? su certi nomi e certe famiglie, perché io tengo sempre a ricordare, se oggi il Barolo ha la gloria, no? Che ha questo vino, è perché possiamo stappare delle bottiglie degli anni 60, 70, possiamo anche in certi casi andare ancora indietro e trovare dei vini che sono eccezionali, no? E questi Baroli qua sono stati fatti da una tecnica classica e tradizionale, no? 2 o 3 settimane fa ho trovato un articolo di un americano che aveva intervistato mio nonno negli anni 90. E questo giornalista gli chiede a mio nonno come mai lei non ha valutato, no, di comprare qualche barrique, no, di fare un vino in un altro modo, e lui semplicemente lo guarda e fa, perché non le piace il mio vino. Thank you.
happened last night? Facciamo il punto della situazione. Penso che da oggi il mio modo di raccontare Barolo Barbaresco e alcuni produttori sarà molto diverso. Che io parto perché voglio tornare a casa, però. Non voglio partire per fuggire da Roma come è iniziato ad agosto. I'm still trying to put down roots, for sure, in this country. I'm still trying to find my way as a woman, as an American. Wine is helping. Cioè, il mettersi in gioco, l'autodeterminarsi, ecco. Che inizialmente io pensavo che fosse quello di dare un volto a una bottiglia di vino attraverso il paesaggio in cui si colloca e attraverso la persona che lo produce. E invece ho cambiato tutta, cioè stamattina ho cambiato totalmente idea. No, il vero why sono i rapporti, le emozioni, perché sennò è tutto inutile. Cioè anche il paesaggio che è bello diventa inutile e Brunate può diventare conegliano. Se non ci sono le emozioni date dai rapporti è tutta fuffa. You know, I felt in my country that I was a little bit blowing around like the wind. Perché mi sentivo veramente come una fogliolina che uno fa. For the first time in 5 years, Italy is feeling like home. I don't want to live in the shadow of anyone ever anymore. And this time we had 3 main actresses on the stage playing, not in the stage as in to show off or to act, but a stage for us to play on. Myself, Paola, Michaela, even Erica. The 4 of us women that said we're in charge this time and we have all the men supporting us. Prima ero una cameriere bassa e non andava bene che ero una cameriere bassa. Ora dicono che sono un personaggio e non va bene che sono un personaggio bassa. Io voglio essere me. Ho visto Michela proprio felice. Lei è una vecchia dentro per certi versi. È sempre carico della responsabilità. È sempre che pensa, prende cura degli altri. E mi ha stupito che stavolta si è presa cura un po' di sé. Che dicevi te vecchia, te butto giù, eh? Ciao, grazie. Lei da mangiare a Sasso anche per me? Sassolino mio, sì. Ragazzi. Le donne del psicodramma. Mi raccomando, vieni. Non troppo dai, grandi, dai. Non troppo per me. Oh, non va affogate troppo di Rinaldi. Signore, stiamo girando un film. Può spegnere. Signore! Signore! Dimmico! Trattore, vai! Grazie! Azione!